Vestevelle, potrà fare il ministro degli esteri andare in un paese islamico? È dura. Credo anch'io che sia molto difficile. No, è simpatico, no? Perché poi è un liberale vero, visto il suo programma economico. Direi che sì. Che è anche più a destra di voi, insomma, per cui è un vero liberale, però la vedo dura andare in Siria o non so, per lui, forse è meglio vice premier o no? Questo non è non che lo vogliamo so, entrare, no, no, dire alla Merkel quello che deve fare, però. Credo che la signora Merkel. Mettiamola così, sulla base. Più professionale la mia domanda, che meglio, sulla base della sua esperienza, la vede possibile che Vestevelle possa andare tranquillamente in un paese islamico? Io credo di sì, nel senso, dipende da sé. Arabia Saudita, ma certo, voglio dire, sarebbe difficile. In Pakistan, dove l'hai intervenuto. No. Sarebbe difficile, secondo me, se lui andasse a un pranzo ufficiale in questo mondo, accompagnato dal suo compagno. Questo credo è un uomo troppo intelligente per non commettere questo errore. Quando spesso no, noi andiamo da soli, mica ci portiamo la moglie assieme, voglio dire, io non credo che, cioè se non c'è, anche qui è un rispetto dell'altro, no? Se tu sai che in un'altra cultura alcuni tuoi comportamenti sono, come dire, censurabili, fai in modo che i tuoi comportamenti non emergano. Dico per esempio in termini di abbigliamento, se una signora si mette in bikini sulla spiaggia saudita, sa quindi perfettamente può che fare il ministro degli esteri, però da, insomma, diciamo, ci siamo capiti, dando buon senso, una regolata, ecco, se vogliamo usare buon senso, no, è chiarissima, senso, è chiarissima la risposta ed è chiarissima la lei sui cristiani nei paesi islamici ha fatto degli interventi. In alcuni casi estremi, cioè di persecuzione, ci sono, no? È forte il paragone, possiamo parlare di olocausti di cristiani parlo dei casi più estremi, non dei casi di semplice, tra virgolette, semplice. Allora, anche qua farei, assolutamente sì. Vorrei fare una precisazione però per capire, perché quando i fenomeni avvengono in una società come quella indiana, e molti di questi casi purtroppo vengono a quella realtà, bisogna capire anche un'altra questione. In una società organizzata per caste, e dove la religione è prevalente e riconosce le caste, l'essere cristiani vuol dire, come giustamente è nella nostra versione religiosa, una società di uguali, dove non ci sono caste. Allora c'è sicuramente un attacco al fatto che tu sei cristiano, e quindi un fatto religioso, attenti che c'è anche un fatto sociale, cioè è l'attacco a chi nega l'esistenza delle caste o a chi sfugge alla regola delle caste. Questo complica e devo dire rende ancora più forte la nostra condanna di questi episodi, perché allora lì noi diciamo che anche il governo indiano deve assumersi una sua responsabilità di difesa dei suoi cittadini. Credo che noi dobbiamo smetterla come cristiani, lo dico fortemente, voglio dire chiedere scusa al mondo. La domanda è perché c'è il silenzio sull'olocausto dei cristiani? Perché tacciamo di noi stessi? Alla fine quasi tutti siamo cristiani, ci sono gli ebrei, ci sono. Perché noi non abbiamo più, lo dico, ed è una linea che io condivido del Papa di Benedetto XVI, noi oggi non abbiamo più l'orgoglio dell'appartenenza a questa religione. Ma è colpa di chi? Della sinistra? Di chi? No, no, la sinistra non c'entra, voglio dire, la dissacrazione della società occidentale, c'entra il relativismo alla società cosa occidentale. Cosa si può fare? Lei un po' ha fatto, però cosa si può fare? Perché questo bisogna denunciare ogni situazione che si viene a conoscere e bisogna approfittare della professione, del mestiere che facciamo noi, perché ogni volta che vai in questi paesi devi ricordare al tuo interlocutore che questo problema esiste, che questo problema non può essere ignorato, che questo è un problema sociale, che questo è un problema che riguarda anche le forze politiche del paese. Senta, sull'ONU ancora una volta, per l'ennesima volta, ci bacchetta sull'omofobia. Negli Stati Uniti, nel caso della legge che non è passata. Che non è passata. Vabbè, l'ONU negli Stati Uniti, lei lo sa, soprattutto con Bush, come veniva considerato. Io conobbi Jack Bolton, che era il rappresentante degli Stati Uniti all'ONU e che esordì con una famosa frase: uno splendido palazzo, molto in primo piano, non serve a nulla. Ecco, quindi così andrebbe, non so, chiuso? No, io credo, no, serve. Serve, però, come tutte le cose, va capito quello a cui serve. Io ho sempre detto che l'ONU è un honest broker, cioè è un luogo nel quale perlomeno si è costretti a parlare di alcune questioni.
È probabile che molte questioni parlando si possano risolvere, altre, pensare che l'ONU sia il governo del mondo, pensare che l'ONU possa intervenire in tutto il mondo, pensare che l'ONU possa risolvere i problemi del mondo, è un'utopia che poi rende l'ONU ancora più debole di quello che è. Senta, gli istituti di cultura, lei adesso sull'italiano è attivo, eccetera, è favorevole a corsi di dialetto? No. Perché? La Lega li vuole? Assolutamente sì, ma io sono anche centralista e cavuliano, quindi ho qualche problema su... No, perché, voglio dire, anche qua, non facciamo confusione, ci sono dei dialetti nobili. Io per esempio ritengo che il Veneto sia un dialetto nobile e una lingua, non a caso è stata la lingua ufficiale di uno Stato autonomo, indipendente, importantissimo, qual era la Repubblica di Venezia fino al 1796. Certo. Credo che il mio dialetto milanese, io conosco molto bene, sia un dialetto di un piccolo borgo che si chiama Milano, perché già a Como, a Bergamo, il dialetto mio è incomprensibile. Quindi sono parlate, non hanno, credo, certo uno può sempre invocare Porta, eccetera, eccetera. Ma credo soprattutto un'altra cosa, che la lingua italiana aveva bisogno di essere rinforzata, anche in Italia, non solo all'estero. Stiamo perdendo sempre più vocaboli, stiamo, come dire, semplificando il linguaggio, stiamo inserendo molti vocaboli che vengono dall'estero, che giustamente anche sono usati perché è più facile in una conversazione. Però io credo prima ci debba essere una forte difesa della lingua italiana. E poi cosa vuol dire? Ci sono dialetti che sono lingue vere e proprie, quindi di serie A, e ci sono dialetti più di serie B. Ci sono dialetti, possiamo dire così? Ci sono parlate, ecco, io per... No, un momento, lei ha detto ci sono dialetti che sono lingue. Allora, sono dialetti che hanno la nobiltà di una lingua. Forse è anche già una lingua, forse, o non tanto. Non credo ci siano molte lingue. C'è il Veneto. C'è il sardo, il sardo, che probabilmente ha una sua connotazione. Esatto, e gli altri sono più parlate. Sono influenze locali, eccetera. Nel senso, non sono lingue. No, io ho lavorato per anni, nel senso, quando iniziavo la mia carriera politica, a una radio che si chiamava Radio Meneghina. Certo. Ovviamente Radio Meneghina non parlava lingua diversa dal dialetto, nel senso che parlava in italiano. Faceva il Festival della Poesia Meneghina, faceva un Festival della Canzone Milanese, erano anche gli anni del derby, quindi voglio dire c'era anche un retroterra, ma tutto questo veniva come... sono un noto appassionato del teatro degli Milanesi, che non parlano in milanese, ma comunque un dialetto molto vicino, assolutamente comprensibile, ma quella è una difesa delle proprie tradizioni, della propria storia, della propria... identità, però voglio dire deve essere un rafforzamento dell'identità nazionale, non un'alternativa o un'integrazione. Quindi no. Senta, Gomorra negli istituti di cultura lo proietterebbe? Guardi, io ho avuto risposte molto positive all'estero e spiego perché, perché io qualche dubbio l'avevo, voglio essere onesto, no? Cioè, la sua domanda 4-5 mesi fa avrei risposto non so, ci devo pensare. Essendo stato all'estero, dove ovviamente non abbiamo proposto il film, ma dove è andato Saviano a presentare il suo libro, quindi qualcosa di analogo, è stato molto apprezzato anche e soprattutto da quelli che ci criticano molto, perché è stato un segno di serietà da parte del paese, di approfondimento dei propri mali, di coraggio nel presentare le proprie pecche, e quindi devo dire ha avuto un effetto, chiamiamolo positivo, comunque di giudizio positivo sul sistema Italia nel suo contesto.